Ricordati dei nostri fratelli e sorelle, Admir, Alessandro, Alize e Plas, Andrea, Angela, Antonio, Alessandro, Andrea. Per parlare di Giobbe, oggi pomeriggio qui insieme, buonasera, potevamo solo partire da qui. Potevamo solo partire dal più grande recente dolore collettivo, che però è un dolore individuale per tante persone, per tante famiglie, per tanti che si chiedono ancora perché. Ed è questo in fondo il perché che ci accompagnerà questo pomeriggio, in questo nostro percorso, in questo nostro viaggio attraverso il libro di Giobbe, con Julian Carrón, con Salvatore Natoli, con Mario Melazzini, con tanti altri. È un viaggio per il quale però abbiamo bisogno di ripartire da lì, abbiamo bisogno di ripartire dal testo, dal libro. C'era nella terra di Uz un uomo chiamato Giobbe, uomo integro e retto, temeva Dio ed era alieno dal male. Gli erano nati 7 figli e 3 figlie. Possedeva 7.000 pecore e 3.000 cammelli, 500 paia di buoi e 500 asine, e molto numerosa era la sua servitù. Quest'uomo era il più grande tra tutti i figli d'Oriente. Giobbe è l'emblema dell'uomo felice, dell'uomo che ha tutto, dell'uomo ricco, dell'uomo su cui si abbatte ogni genere di sciagura. Però lui sa che lui non ha fatto niente, che Dio non è in fondo responsabile del male che gli sta accadendo, eppure lo permette, e quindi Giobbe, davanti al primo incontro con il male che gli sta capitando, decide di avere l'atteggiamento di colui che accetta. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Quando il male però diventa così grande, quando il male diventa troppo, a quel punto prevale il senso dell'ingiustizia subita. Perché? Perché i malvagi continuano a vivere e invecchiando diventano più forti e più ricchi. La loro prole prospera insieme con loro. I loro rampolli crescono sotto i loro occhi. Le loro case sono tranquille e senza timori. Il bastone di Dio non pesa su di loro. Cantano al ritmo di tamburelli e di cetre. Si divertono al suono dei flauti. Finiscono nel benessere i loro giorni e scendono tranquilli nel regno dei morti. Eppure dicevano a Dio: allontanati da noi, non vogliamo conoscere le tue vie. Chi è l'Onnipotente perché dobbiamo servirlo? E che giova pregarlo? È la serie dei perché, è la grande serie dei perché che caratterizza questo libro. Julian Carrón, il perché, la domanda, eppure una domanda che non è sempre presente. Non sempre davanti al problema del dolore si è nato un perché. Il problema del dolore è una questione che ha sfidato la vita degli uomini, ma si risolveva semplicemente attribuendo il male a un principio cattivo
che insieme a un principio buono era l'origine di tutto. È un fatto veramente sorprendente che un popolo così piccolo come il popolo di Israele, circondato da imperi, da culture così vaste, non abbia ceduto a questa impostazione che era così diffusa nell'Oriente. E uno si domanda perché? Perché non hanno ceduto a questa spiegazione dei due principi? E l'unica spiegazione che si può trovare è che il popolo di Israele aveva una tale esperienza di un Dio buono che si era manifestato lungo la storia, che davanti al problema del male non poteva far fuori tutta l'esperienza di bene di quel Dio che l'aveva fatto uscire dall'Egitto, l'aveva accompagnato lungo il cammino, l'aveva praticamente salvato. E perciò quando anche questo Dio non ha nessun problema di lasciarli andare all'esilio, in quel momento quando guardano indietro, pensando qual era l'origine ultimo di tutto quello che c'è, di tutto il reale della creazione, non possono non dire che l'origine di tutto è un Dio buono e che quindi tutto quello che lui ha creato è buono. La prima pagina della Genesi è tutto un canto a questa positività del reale. Tutto è buono. E quindi l'origine del male non è Dio, ma questo rende possibile che l'uomo possa rivolgersi a Dio con un perché. Ho raccontato tante volte un episodio che per me è stato rivelatore di questo atteggiamento. Quando, facendo il professore in una scuola, uno dei miei studenti è venuto dopo aver saputo che un suo amico aveva avuto un incidente, domandando: ma perché Dio permette queste cose? Io le rispondevo che tante volte noi, in quel momento della prova, mostriamo che cosa è quello che definisce la nostra vita, che come noi arriviamo al momento della prova. Se tu quando ritorni a casa questo pomeriggio ti trovi uno sconosciuto e ti dà una sberla, tu come risponderesti? Io le darei due in risposta. E se tu quando arrivi a casa questa sera la sberla te la dà la tua mamma, resta un po' impacciato davanti a questa domanda, le domanderei perché. Il perché, che non era nato davanti allo sconosciuto, era nato davanti a una presenza che non poteva farla fuori perché aveva una convivenza tale con lei, con la mamma, che non poteva evitarlo. Possiamo capire che anche porsi la domanda era nato di un rapporto talmente pieno di questi fatti buoni che quando entravano in contrapposizione con quel Dio avevano un interlocutore. Per questo mi ha colpito molto quello che dice Lewis. In un certo senso il giudeo-cristianesimo suscita, piuttosto
che risolvere il problema della sofferenza. Perché sa, non serve un problema se insieme alla nostra esperienza giornaliera di questo mondo di sofferenza non avessimo acquistato quella che crediamo una ragionevole fiducia che la realtà, in ultima analisi, sia giusta e buona. Salvatore Natoli, la domanda che è lì in centro a questo libro di Giobbe. Beh, io riprendo da quanto è stato detto adesso, perché mi serve da filo. Certo. Sia l'esperienza del ragazzino che chiede perché alla mamma, ma non lo chiede agli altri, sia il pensiero di Luis che Dio, lungi dal risolvere il problema del male, lo complica. Perché nella tradizione si pone sempre questo problema. Com'è possibile che Dio, che è buono, e nel caso di Giobbe soprattutto è giusto, infligge il dolore al giusto? Allora delle due l'una: o è un mentitore e non è Dio, o altrimenti, e questo accade con Giobbe, nasce un'altra esperienza di Dio. Ecco, il libro di Giobbe è importante per questa ragione. È eversivo dentro la tradizione della Bibbia e in qualche modo è interlocutorio rispetto a chi non appartiene al mondo biblico. Perché qui faccio una notazione veloce, un pensiero veloce. Qui abbiamo parlato di amore di Dio, di tradimento da parte di Dio che punisce il giusto. Quindi siamo dentro una relazione, per usare un termine biblico, di alleanza che in qualche modo è stata rotta. Ma non tutti gli uomini nella storia del mondo hanno vissuto il dolore nell'orizzonte dell'alleanza. Anzi, direi che la maggior parte dell'umanità ha vissuto l'esperienza del dolore come un fatto di natura. Quindi evidentemente si vive il dolore in modo diverso a secondo dell'orizzonte d'esperienza e del contesto culturale in cui questo dolore si vive. Un greco, mondo greco, non avrebbe mai pensato il dolore in termini di giustizia, perché viene dalla natura. E la natura è di per sé innocente e crudele. Basta pensare al ciclo della riproduzione materiale, al ciclo animale. Noi viviamo mangiando gli altri. La vita si riproduce attraverso una crudeltà costante e persistente. Se noi non mangiassimo moriremmo, e qualcuno dobbiamo pur mangiare, qualcosa dobbiamo pur mangiare. Quindi l'orizzonte greco è un orizzonte tragico, dove l'elemento del dolore è costitutivo della stessa esistenza. E quindi lì non si pone un problema di giustizia. Casomai il problema è, in questo immenso mondo di dolore, da dove noi traiamo la forza per reggere. L'eroe greco è questo, colui che si erge in mezzo al dolore e cerca di tirarsi su in base alla forza della sua umanità, se così vogliamo dire. Dico questo perché questo è un orizzonte di esperienza del dolore che fuori dal giudaismo ha costituito l'esperienza di larga parte dell'umanità. A un certo momento viene il giudaismo, e il giudaismo è l'alleanza, e introduce due questioni importanti su cui io mi fermo e poi le riprenderò. La prima questione è che il dolore è connesso alla colpa. Cioè nel Sinai, quando Dio dà la legge, nel Deuteronomio, si dice: chiunque rispetterà, sarà conforme alla legge, sarà benedetto dal Signore. E benedizione del Signore nella Bibbia dell'alto giudaismo voleva significare soltanto tre cose. Non c'era l'immortalità dell'anima, il primo giudaismo non credeva all'immortalità dell'anima. La benedizione di Dio consisteva in tre cose: una ricchezza di beni, una generazione ampia di figli
è una vita lunga, non una vita eterna, una vita lunga. La benedizione del Signore è questo. Infatti l'abbiamo letto: fai vivere a lungo i cattivi e togli la vita ai buoni. Quindi l'alleanza è questa: se tu rispetti la legge, inevitabilmente sarai benedetto del Signore. Se non la rispetti, immediatamente sarai maledetto. E allora capite bene, c'è un passo molto bello del Deuteronomio: il cielo si chiuderà su di te come bronzo. Questa è una maledizione potente. E Giobbe dice: ma io la legge l'ho rispettata, sono stato conforme. Quindi tu, Dio, non sei fedele al patto, mi stai tradendo, non è possibile. E allora si pone questo problema: o tu sei un traditore e non sei Dio, o altrimenti io, prima di rifiutarti, ecco l'importanza, prima di rifiutarti ti chiamo in causa e ti dico: dimmi perché. Perché? Perché io, nonostante tutto, non ti voglio perdere. Perché la moglie a Giobbe, che ormai è nelle piaghe, dice: maledici il Signore e muori. Giobbe non segue le parole della moglie. Dice: voglio capire perché. Prima di abbandonarlo voglio capire perché. Ma perché? Perché senza il Dio della legge, che è un Dio che salva, io sarei perduto lo stesso. Questa è la scena madre in cui si colloca l'urlo di Giobbe. Al perché, alla chiamata in causa, arriviamo, ma questo grido che si struttura come il grido massimo di dolore, questa sofferenza dell'uomo che chiede conto a Dio della sua sofferenza, attraversa tutta la storia dell'uomo in tutte le sue forme, in tutte le sue manifestazioni.
sana. Io grido a te, ma tu non mi rispondi. Insisto, ma tu non mi dai retta. Sei diventato crudele con me e con la forza delle tue mani mi perseguiti. Mi sollevi e mi poni a cavallo del vento e mi fai sballottolare dalla bufera. La domanda più grande, la domanda del dolore collettivo forse più straziante, l'uomo contemporaneo l'ha vissuta attraverso la Shoah. C'è un piccolo libro che si scoprirà poi essere stato scritto da Zvi Kolitz, si chiama Io's Rakover, si rivolge a Dio. È un piccolo libro che è collocato nel ghetto di Varsavia in fiamme, è il 1943. Io's Rakover è lì, sa che la sua fine prossima, sono già morti i suoi figli, sua moglie, li ha visti morire davanti ai suoi occhi, e è lì che quest'uomo scrive, e qualcuno scrive per lui, pagine che passeranno alla storia come, nonostante tutto, una attestazione di fede altissima nei confronti del suo Dio. Io credo al Dio di Israele, anche se egli ha fatto di tutto per spezzare la mia fede in lui. I miei rapporti con lui non sono più quelli di un servo di fronte al padrone, ma quelli di un discepolo di fronte al maestro. Io credo alle sue leggi, io l'amo. Il sole tramonta e io ti ringrazio, Dio, perché non lo vedrò più sorgere. Dei raggi rossi piovono dalla finestra. Il pezzetto di cielo che io posso vedere è fiammeggiante e fluido come un flusso di sangue. Tra un'ora, al massimo, sarò riunito a mia moglie, ai miei figli e ai migliori dei figli del mio popolo, in un mondo migliore, in cui i dubbi non domineranno più e Dio sarà l'unico sovrano. Muoio sereno, ma non soddisfatto, da uomo abbattuto, ma non disperato, credente, ma non supplicante, amando Dio, ma senza dire ciecamente Amen. Ho seguito Dio, anche quando mi ha respinto. Ho adempiuto il suo comando, anche quando, per premiare la mia osservanza, egli mi colpiva. Io l'ho amato, lo amavo e lo amo ancora. Anche se mi ha abbassato fino a terra, mi ha torturato fino alla morte, mi ha ridotto alla vergogna e alla derisione. Tu puoi torturarmi fino alla morte, io crederò sempre in te. Ti amerò sempre, anche se non vuoi. E queste sono le mie ultime parole, mio Dio di collera. Tu non riuscirai a far sì che io ti rinneghi. Tu hai tentato di tutto per farmi cadere nel dubbio, ma io muoio come ho vissuto, in una fede incrollabile in te. È una sfida estrema. Io's Rakover sfida Dio e dice: nemmeno questo farà in modo che la mia fede in te sia minata. Invece la storia della Shoah, quello che accade nei campi di concentramento, di fatto segna la domanda più grande e la rottura del rapporto con Dio per molti. Elie Wiesel nella notte ripercorre i momenti in cui lui arriva ad Auschwitz, entra nel campo di concentramento e vede le file di persone dividersi. Qualcuno andrà direttamente verso i forni crematori, qualcun altro verrà sottoposto a sofferenze indicibili e lavorerà nei campi. Questo passaggio ci riporta esattamente in quelle ore, in quei momenti, a quelle domande.
qualcuno si mise a recitare il Kaddish, la preghiera dei morti. Non so se è già successo nella lunga storia del popolo ebraico che uomini recitino la preghiera dei morti per se stessi. Per la prima volta sentii la rivolta crescere in me. Perché dovevo santificare il suo nome? L'Eterno, il Signore dell'Universo, l'Eterno Onnipotente, taceva. Di cosa dovevo ringraziarlo? Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo, che ha fatto della mia vita una lunga notte e per 7 volte sprangata. Mai dimenticherò quel fumo, mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini di cui avevo visto i corpi trasformarsi in volute di fumo sotto un cielo muto. Mai dimenticherò quelle fiamme che consumarono per sempre la mia fede. Mai dimenticherò quel silenzio notturno che mi ha tolto per l'eternità il desiderio di vivere. Mai dimenticherò quegli istanti che assassinarono il mio Dio, la mia anima, i miei sogni, che presero il volto del deserto. Io avevo smesso di pregare. Come capivo Giobbe? Non avevo negato la sua esistenza, ma dubitavo della sua giustizia assoluta. I prigionieri ad Auschwitz devono assistere all'impiccagione di 3 compagni che devono pagare in nome dei responsabili sconosciuti di un sabotaggio. Uno di loro è un bambino. Dov'è il buon Dio? Dov'è? Domandò qualcuno dietro di me. Poi cominciò la sfilata. I 2 adulti non vivevano più. La lingua pendula, ingrossata, bluastra, ma la 3ª corda non era immobile. Anche se lievemente, il bambino viveva ancora. Più di 1/2 ora restò così, agonizzando sotto i nostri occhi. Dietro di me udì il solito uomo domandare: «Dov'è dunque Dio?» E io sentivo in me una voce che gli rispondeva: «Dov'è? Eccolo, è appeso lì, a quella forca». Uyan Caron, Salvatore Natoli, è la domanda delle domande. Se Dio esiste, se Dio è giusto, perché ha permesso questo? Perché è stato silenzioso davanti a tutto questo? Lo chiederà anche Benedetto XVI nel corso della sua visita a Auschwitz. La domanda che diventa sempre più urgente quanto più grande il dolore, non è cancellata dalla presenza buona che il popolo di Israele, come abbiamo visto, ha fatto esperienza. Ma questo non cancella per nulla il rapporto che vediamo in queste testimonianze, come le persone davanti a questo dolore assolutamente misterioso, incomprensibile, c'è chi rimane attaccato a quell'esperienza di cui hanno fatto del bene ultimo del vivere, e c'è per chi davanti a questa stessa esperienza mette in discussione l'esperienza di bontà di cui ha avuto veramente documentazione. E questo pone sì che davanti al dramma sempre più acuto del dolore,
Uno può lasciare che questa presenza determini il modo di affrontare il dolore, come è successo per secoli nella storia ebraica e cristiana. Pensiamo a quante situazioni ha attraversato la fede di Israele e la fede cristiana, dove tutte le sofferenze non mettevano in discussione Dio. Pensiamo per esempio alla peste nel Medioevo. L'esperienza di Dio era talmente radicata nelle viscere della vita del popolo, delle persone che credevano, che niente di questo metteva in discussione. Anche se rimaneva misterioso, prevaleva sempre l'imponenza di una presenza che non veniva meno. Invece vediamo anche nello scorrere della storia come soprattutto negli ultimi secoli, ci diamo una data, può essere il famoso terremoto di Lisbona nel 1755, che introduce veramente un spartiacque rispetto a questo atteggiamento. Da quel momento il pensiero moderno ha ceduto al sospetto che quel dolore metteva alla prova l'esistenza buona del mistero e l'esistenza di Dio. E qui, quando prevale il sospetto, allora Dio non diventa il compagno con cui vivere il dolore, ma diventa il colpevole. Ma la questione è che a un certo punto, nella modernità, praticamente l'assenza di questa presenza cancella la domanda. Fare una domanda a Dio vuol dire che nel dialogo con il mistero presente nella storia ha generato un io capace di rivolgersi a Lui con tutta la potenza della sua ragione a chiedere un perché. Noi penseremmo che mettendo in discussione Dio potremmo campare meglio. Semplicemente si riduce la domanda. Un esempio molto significativo è il caso di un personaggio molto noto per la sua, diciamo, modernità, come Kafka. Nel processo è cancellata la domanda. Quindi l'assenza di Dio non le ha fatto all'uomo risolvere il problema, ma si è come accontentato, è ritornato a quel mondo di cui parlava prima il professore, dove è ridotto a un fatto di natura, dove già non suscita una domanda perché manca l'interlocutore. E quindi questo lo vediamo non solo in questi personaggi della letteratura, ma anche quando succedono degli eventi, per esempio come capita a volte disastri naturali o di altro tipo, dove praticamente tutto si riduce non a una domanda di tutta la potenza della ragione, ma si riduce perché si svuota la domanda riducendola a un problema psicologico. Che questo, purtroppo, non cancella la domanda, la rende ancora più acuta. E quindi si ripropone ancora di più, anche in questa riduzione, che cosa rende possibile stare davanti al dolore con un senso. Le problematiche
mano a mano che si va avanti nella lettura del libro di Giobbe diventano sempre più intense. È il nostro compito, ce lo dicevamo prima, è di dare delle aperture, dei tagli, essendo questo un testo abissale. Voglio fare alcune notazioni anche tenendo conto dei testi che si sono letti. Intanto la richiesta dei due testi di Auschwitz è una richiesta che si domanda perché Dio non è intervenuto. Evidentemente questa domanda se la può porre solo chi è nella logica del patto. Perché chi è nella logica dell'alleanza è chiaro che chiede alla controparte perché l'ha permesso. Ma chi non è nella logica dell'alleanza non gli viene questa domanda, gliene vengono altre, ma non questa. E un ebreo secolare come Primo Levi questa domanda non se la pone e non interroga neanche Dio, perché per lui, per quanto sia di stirpe ebraica, il riferimento al tuo eterno non c'è. Quindi quella domanda a Dio può essere posta soltanto con chi con Dio ha già un'intimità, in senso tradizionale per chi ha fede. Perché chi non ha fede non può formulare quella domanda, perché non c'è il tu, né formulerà altre, e probabilmente alla fine di questo mio intervento posso dare qualche indicazione. Questo è il primo punto. Quindi perché quelli di Auschwitz si domandano perché Dio non è intervenuto? Si domandano perché Dio non è intervenuto per il fatto che loro si sentono traditi. Secondo punto, poteva intervenire Dio? Do una breve indicazione di risposta, se così si può dire, in senso biblico. Ad Auschwitz Dio non poteva intervenire. E qui bisogna distinguere sulla natura del dolore. Questa è una riflessione molto importante. Esiste un dolore patito che viene dalla natura, una malattia. Viene dalla natura. Chi è responsabile? È la natura. Ma nella storia dell'umanità c'è un dolore diffuso e ricorrente, che è il dolore inflitto. Cioè il dolore che gli uomini si danno gli uni contro gli altri. E questo è il dolore di Auschwitz. Non è un'influenza, non è un tumore. E mentre il dolore che viene dalla natura, alla fine lo devi accettare, lo puoi rinviare, lo devi accettare perché attiene alla nostra mortalità. No. Noi non moriamo perché abbiamo il dolore. Abbiamo il dolore perché moriamo. Noi non soffriamo e la sofferenza produce la morte, ma è la nostra mortalità che ci fa soffrire. E quindi è un dolore inevitabile, alla fine morremo tutti. Ma il dolore inflitto dagli uomini ad altri uomini, questo è un dolore evitabile. E questo è un dolore cattivo. E perché Dio non può intervenire? Perché per evitare questo tipo di dolore dovrebbe togliere agli uomini la libertà che gli ha dato. Può salvarti da un tumore con il miracolo, ti vuole bene, può intervenire, ma non può toglierti la libertà. Il dolore può sospendere il male che viene dalla natura, ma non può sospendere il male che viene dall'uomo. Perché contraddirebbe alla libertà che gli ha dato. E quindi dobbiamo diventare responsabili del male che facciamo. E qui Giobbe c'entra meno.
va sullo sfondo. E più interessante diventa e centrare la figura cristica, perché Cristo non è morto di malattia. Cristo non voleva morire. Suda sangue, la morte gli è inflitta, ed era una morte evitabile. Solo che non la imputa agli assassini, ma li perdona, e qui si apre un altro grande capitolo che mi permette di tornare a Giobbe. Tante volte. E di tornare a Giobbe all'apertura del libro, che viene dimenticata, perché si fa la scommessa. Satan dice: tu, e qui c'entra il patto, c'entra il patto, tu sostanzialmente hai dato a Giobbe tutto quello che voleva e per questo non lo punisci. Qui già c'è un dilemma, c'è già un dilemma in questa formulazione, perché Satana è un tentatore, questa domanda è sbagliata. Perché se è vero per il patto che se quello ha rispettato la legge, tu non lo devi punire, il fatto che tu lo benedici è un tuo dovere, perché lui la legge l'ha rispettata. Cosa vuole insinuare Satan quando gli dice: tu sostanzialmente hai la fedeltà di Giobbe perché non lo fai soffrire? Ma perché dovrebbe farlo soffrire se non ha commesso il male? Il Dio del Sinai, da questo punto di vista, sta al patto. Cosa c'è dietro la domanda di Satan? Lui non ti ama certo per niente, ti ama perché gli dai qualcosa. Prendete questa formula: non ti ama certo per niente. Cosa c'è nella formulazione di Satan? Qual è l'elemento nascosto e importante? Non ti ama per niente. Bene. Giobbe alla fine mostra che Dio si deve amare per niente, per puro assoluto amore. E qui cambia l'esperienza di Dio. Caron. È per questo che tante volte come dice il professor Natoli, tante volte lo scandalo del male è lo scandalo della libertà. Preferiremo un mondo dove non ci fosse la libertà. Ricordo sempre di un episodio che mi è capitato, l'ho raccontato diverse volte, a Milano con un tassista che mi ha fatto queste obiezioni: perché Dio consentiva queste cose? E io l'ho lasciato parlare. Quando aveva già, si aveva sfogato con tutte le obiezioni contro Dio, le domando: ma secondo lei preferirebbe che, per evitare che la sua moglie le potesse tradire, preferirebbe che le amasse meccanicamente, che il suo sistema istintivo non le consentisse sbagliare, o preferirebbe che l'amasse liberamente? Non ha dubitato neanche un secondo: preferirei che mi amasse liberamente. Mi è bastato poi farle la semplice domanda: ma secondo lei pensa che Dio ha meno gusto di lei? Anche Dio preferisce non uno che risponda meccanicamente. Avrei potuto creare altri astri, altre stelle, altri passeri. Vuole un uomo con cui stabilire un rapporto di libertà, e questo ci scandalizza. Dalla libertà facciamo un passo indietro e arriviamo a riporci la questione del tenere insieme la domanda di chi, avendo fede, subisce un dolore fuori misura nella sua esistenza.
sono sempre considerato un uomo molto fortunato, fin quando non mi venne diagnosticata una malattia neurodegenerativa a sclerosi laterale amiotrofica. E in quel momento io mi sono scontrato, poi dirò incontrato, con il limite della scienza medica, ma anche il limite, almeno inizialmente pensavo, di chi mi aveva creato, di chi mi aveva dato la possibilità di fare un percorso bellissimo, sia dal punto di vista personale che professionale. E in quel momento io ho deciso, visto l'impotenza della scienza medica verso la quale io pensavo di aver dato molto, verso tante persone che avevo seguito, curato, reso felici con la guarigione, verso di me non c'era nulla da fare. Allora decisi, molto arrabbiato, che avrei deciso io quando morire, non che decidesse qualcun altro, quel lui. E abbandonai tutto, allontanai tutti, solo un mio carissimo, due miei carissimi amici mi rimasero vicini, non ebbi la forza di allontanarli, in particolare il mio caro amico gesuita, col quale avevo condiviso molti passaggi della mia vita, sia personale che professionale, e che mi disse: se vuoi rimanere solo e se vuoi seguire quella decisione che decisi di prendere, cioè avevo contattato una clinica svizzera per interrompere la mia vita, perché con una malattia che mi stava togliendo tutto, che mi avrebbe tolto tutto, che mi avrebbe e mi ha portato a essere totalmente dipendente e dipendenti da tutti, non avrei potuto essere coniugabile con quel concetto di vita che io avevo sempre ipotizzato nella mia realtà, che era una lettura e uno sguardo totalmente diverso. E quindi lui mi disse: prenditi un attimo da solo, e mi regalò la sua Bibbia con un segnalibro che dopo io mi accorsi che era nei 42 capitoli del libro di Giobbe, che accettai solo per rispetto nel suo confronto. Ma la cosa più importante è che nella mia vita io sempre mi sono sempre misurato in maniera razionale con degli indicatori, indicatori di efficienza fisici e materiali, sia che si trattasse di scelte professionali, personali, anche sportive. E quindi sempre nella razionalità, andandomene via da solo come una persona che iniziò ad accudirmi perché le difficoltà legate alla malattia erano parecchie, mi trasferii a confrontarmi con tutto ciò che per me era l'indicatore più importante, la montagna. Quindi ripercorsi per quasi un mese con la carrozzina, guardando tutto ciò e misurandomi con quello sguardo legato al passato su ciò che non avrei più potuto fare. E sempre razionalmente feci una sorta di elenco di punti di forza e punti di debolezza. Questo che cosa mi ha portato? Mi ha portato a un certo punto a capire che io avevo ragione, a pormi i perché contro quel Dio verso il quale io nella mia semplice quotidianità mi rivolgevo, sempre affidandomi e affidando tutti i miei affetti e affidandomi nella mia quotidianità. Ma in quel momento lui non mi rispondeva. Perché proprio a me? Perché questo momento, tutto ciò che io avevo fatto, avrei potuto continuare a fare, non avrei più potuto fare invece? A un certo punto
su due capitoli molto particolari, perché inizialmente leggevo, dopo un mese e mezzo ho preso in mano questo libro, ma come qualcuno ha scritto e ha detto, cercare di leggere Giobbe, più lo leggi, è come stringere fra le mani una serpe, un'anguilla, un pesce, ti scivola via, non hai quella capacità di identificare ciò che ti voleva dire. Però a un certo punto ho capito, e mi è servita molto anche una preghiera di Madre Teresa di Calcutta, non si deve vivere di foto ingiallite. Cioè io continuavo a guardare il passato, tutto ciò che il passato mi aveva portato a fare, non costruivo il passato. E quindi ho iniziato ad avere la consapevolezza del limite, farlo diventare strumento di forza. E questo che cosa mi ha portato? Mi ha portato a quel passaggio del libro, quel passaggio del libro in cui lui ti dice, che Giobbe dice, io ho capito che tu puoi tutto. E questo veramente è un qualcosa che mi ha fatto stravolgere il mio pensiero. Ho capito che è tutta una questione di sguardi, una questione di come guardavo quella montagna, la bellezza che prima abituato dall'alto verso il basso, adesso anche dal basso verso l'alto ti riempiva il cuore, lo sguardo, e soprattutto di quanto quella consapevolezza del limite mi aveva portato a comprendere e soprattutto valorizzare ciò che Giobbe, con il suo percorso di sofferenza e di odio nei confronti del proprio corpo, era quello che era successo a me, e tutto ciò che lui descriveva era quello che io provavo nella quotidianità, anche con quegli amici saccenti, questi che ti dicevano esattamente ciò che dovevi o non dovevi fare. Ecco, questo è qualcosa che nella quotidianità ognuno di noi può vivere, la sofferenza, il dolore. Non è desiderabile, non è augurabile, però può far parte del nostro percorso di vita. E questo è esattamente ciò che Giobbe ha voluto dire. Ciò che Giobbe, e soprattutto quel passaggio, è fortissimo. Noi, io come credente, pensavo esattamente di credere e di vedere quel Dio misericordioso. Ma dopo quel percorso, quel lunghissimo anno che ho fatto, ho potuto dire veramente che prima ti conoscevo per aver sentito dire, ma ora ti ho incontrato. Esattamente ho incontrato quel mistero, quella consapevolezza del mistero che ti accompagna e ti permette di vivere nella quotidianità, che è estremamente difficile con questa malattia, come un valore aggiunto. Però senza dare per scontato che tutto può succedere, tutto è vero, tutto è concreto, e non dare nulla per scontato, anche perché la vita ti pone davanti a delle continue prove. E sapeste quanto il libro di Giobbe nella mia quotidianità è sempre utile, come alcuni anni fa, quando purtroppo venne diagnosticata una malattia rara molto importante a un mio nipotino. Ancora lì la domanda è il perché, ma nello stesso tempo un silenzio della risposta. Ma la consapevolezza è che a lui tutto è possibile. Quindi la consapevolezza addirittura paradossale che ti ha posto e ti pone e mi ha posto davanti ad altre prove estremamente faticose, come la diagnosi a mio figlio, mio terzo figlio, di una malattia molto importante che ha portato a tutta una serie di trattamenti, poi a un trapianto, ma anche lì Dio toglie, ma Dio dà. E questo è successo, che il donatore è stato di midollo, è stata la mamma, mia figlia, del piccolino a cui è stato diagnosticato una malattia molto particolare, molto importante. Ecco, questo è il percorso, questa è la traduzione di ciò che il libro di Giobbe è la realtà. Il dolore e la sofferenza, come dico sempre,
non è augurabile né desiderabile, ma c'è sempre e dobbiamo avere la consapevolezza che il significato c'è, anche quando non lo vogliamo comprendere. E questa è stata un po' la mia fortuna, nel comprendere con il libro di Giobbe l'essenza dell'esistere. Quindi essere ed esistere, questo è il passaggio fondamentale, e tutto ciò che io faccio nella mia quotidianità, questa grande forza è legata semplicemente al fatto della consapevolezza che la malattia e la sofferenza è un valore aggiunto e fa parte del nostro percorso di vita. E dico sempre che è una questione di sguardi, dipende da ciò come noi vogliamo vedere e improntare la nostra quotidianità. La quotidianità fatta anche di speranza, come quel sentimento confortante che proviamo quando scorgiamo l'occhio della mente che ci può condurre a una condizione migliore. In ognuno di noi c'è un Giobbe. Dobbiamo avere il coraggio nella quotidianità di porsi delle domande, di chiedersi il perché, ma nello stesso tempo ascoltare quella risposta silenziosa che è di un rumore assordante che ti dice che lui c'è, quel mistero c'è, che può tutto e ti può aiutare in tutto. Grazie. Grazie. Ooh.
Questo brano che avete ascoltato parla della sofferenza dell'amore, però purtroppo nella vita ci sono altri tipi di sofferenza. Nell'ultimo periodo abbiamo visto quello che è accaduto sia qui in Italia che in altri paesi. Io vi parlo della sofferenza del popolo siriano, il mio popolo. Purtroppo la sofferenza l'hanno subita in tanti. C'è chi ha dovuto lasciare tutto dietro le spalle e partire, magari senza nemmeno una valigia, e trovare un altro posto in un altro paese più sicuro, dove non succede, dove non cadono razze, non succedono bombardamenti. C'è chi invece ha preferito rimanere nella propria casa a mandare i suoi bambini a scuola, sapendo che questi bambini magari non tornavano a casa perché i mortai, i razzi, cadevano anche lì. Io dico, per fortuna, l'ho vissuta in un modo un po' lieve, perché la mia è stata quella di non poter vedere i miei genitori per 4 anni. Perché nel frattempo sono andati a vivere nell'altra parte del mondo, dove non mi è possibile avere un visto per andarli a trovare. Però sono fortunata, perché almeno so che loro stanno bene, io sono riuscita ad andare avanti e fare quello che vorrei fare. Di sicuro anche mi sono sentita in colpa, perché io volevo aiutare in qualche modo il mio popolo. E quindi ho deciso di, a partire dell'anno scorso, di far parte di un'associazione che aiuta i bambini che stanno al confine con la Siria, in un progetto che si chiama la Plaster School. Invito tutti voi ad apprezzare, come io ho apprezzato, come Yazan ha apprezzato, è quello che abbiamo, perché siamo vivi, stiamo bene, e aiutare chi è in difficoltà in qualche modo, perché tutti in qualche modo lo possiamo fare. Grazie. Tutti gli esseri umani presenti nella storia, e specialmente Giobbe, hanno posto a Dio delle domande. Un poeta triviale direbbe, avrebbe fatto entrare Dio nella storia per fargli, in un senso o nell'altro, rispondere a tutte le domande. Ma grazie ad un tocco che occorre sicuramente definire come ispirato, quando Dio entra in scena, lo fa per porre una serie ulteriore di domande per suo conto. In questo dramma dello scetticismo, Dio stesso assume il ruolo dello scettico. Sembra affermare che se si tratta di porre domande, egli può porre alcune domande in grado di gettare a terra ed abbattere tutti i concepibili interrogatori umani. Ha forse un padre la pioggia? O chi mette al mondo le gocce della rugiada? Dal seno di chi è uscito il ghiaccio e la brina del cielo? Chi l'ha generata? Queste domande, Julian Carrón, queste domande che Dio gira a Giobbe. E il grido di Giobbe, perché, fa emergere l'io di Dio. Allora Dio, che accetta la sfida di Giobbe, li mette lì, nel banco, che è Dio adesso, come dice Chesterton,
che vuole fare lui le domande all'uomo che le ha sfidato. E si vede come Dio ha bisogno di un interlocutore che non cancella le domande, perché possa far emergere davanti ai suoi occhi chi è Dio. L'abbiamo visto nella testimonianza del dottor Melazzani, come il suo dolore è stata l'occasione di un cammino in cui si è svelato ancora di più Dio. La storia del popolo di Israele è sempre questa: un Dio che davanti a tutte le domande, come quella di Giobbe, adesso le mette davanti l'essere. Tutto questo che tu hai detto non può cancellare l'essere, l'imponenza dell'essere. È impressionante come Dio, per rispondere alla domanda di Giobbe, le mette davanti tutto quello che ha creato. Il versetto che abbiamo sentito: chi mette al mondo le gocce della rugiada? Sembra niente, ma in una situazione culturale dove che cosa prevale, l'essere o il niente, Dio mette a Giobbe davanti dell'essere. E qui si vede tutta la portata, ma questo è sufficiente per stare davanti al dolore? Uno potrebbe dire, va bene, in un dialogo così, noi comodi, davanti a tutta la tragedia che abbiamo sentito, può essere una chiacchiera confortevole, ma non so se risponderebbe. Per questo è interessante, sconvolgente, leggere un testimone come Etil Hilslisun, che a differenza di Wiesel, che sta nella stessa identica situazione di lui, dice: accanto agli affamati, ai maltrattati, ai moribondi, ogni giorno veniva fuori il grido, ma insieme a questo era vicina anche al gelsomino e a quel pezzo di cielo dietro la mia finestra. E questa imponente dell'essere, questa imponente di Dio che genera quel gelsomino, quel pezzo di cielo, è quello che la rende veramente consapevole di che cosa è la totalità della realtà, che noi tante volte riduciamo perché la nostra ragione, ferita dal dolore, non è in grado di vedere tutto. Invece, quando uno riconosce tutta l'esigenza della ragione, dice: la mia vita è diventata un colloquio ininterrotto con te, mio Dio, un unico grande colloquio. A volte, quando me ne sto in un angolino del campo, i miei piedi piantati sulla terra, i miei occhi rivolti al cielo, le lacrime mi scorrono sulla faccia, lacrime che sgorgano di una profonda emozione e irriconoscenza. Sembrerebbe impossibile che questo fosse stato scritto nello stesso
luogo dove è nata la rivolta di Wiesel. Questo vuol dire che il dolore è una sfida alla ragione e alla libertà in un modo strepitoso, e che qui si gioca tutta la capacità che ha l'uomo di stare davanti alla totalità della realtà senza censurare un aspetto o un altro, e li apre a questa positività ultima che nessun dolore può cancellare. E questo è già l'inizio di una risposta che sta ancora per svelarsi nella sua pienezza. Infatti l'inizio della risposta, perché è come se fosse un percorso di avvicinamento verso che si sta facendo. Sì, è un percorso di avvicinamento, ma anche, come dire, di progressiva differenziazione dell'ampiezza dell'esperienza. Perché già dicevo alla fine del mio precedente intervento che cambia l'esperienza di Dio. E anche quello che diceva Melazzini ci perde in questa determinazione, perché Dio non risponde a Giobbe. Non risponde secondo la logica del principio della redistribuzione, che è una logica di calcolo. Se mi permettete un riferimento anche personale nel mio percorso filosofico, quando io scrissi il libro sul dolore, è nato dinanzi a questa considerazione, poi lì incontrai Giobbe, anche se lo avevo letto sin da giovane, ma non aveva ancora risuonato nel modo giusto. Nel mio percorso filosofico la questione sul dolore emerge così. Il compito della filosofia, sin dall'antichità, è di dare le ragioni, logos didonai, di spiegare le cose, scire per causas. Ebbene, nell'esperienza umana c'è un evento in cui la ragione non può dare ragioni. Ed è in quel punto che io incontro Giobbe. E allora non ho più ragionato nei termini astratti del dare ragioni. Il problema mio non è stato più quello di dare risposta al dolore, ma di capire il dolore nel modo in cui gli uomini lo vivono, cioè nel modo in cui loro raccontano la loro esperienza. E in fondo Giobbe racconta la propria esperienza e Dio non gli dà ragioni. Ecco, il finale del libro di Giobbe è proprio questo. In che senso cambia l'esperienza di Dio? Cambia l'esperienza di Dio perché Dio non è più il Dio del patto. Cioè, chi risponde a Giobbe non è il Dio del Sinai che dà la legge. Chi risponde a Giobbe è il Dio della creazione, che si manifesta nella sua più grande potenza, tanto da annichilirlo. Ora, questa potenza con cui Dio si presenta fino al punto di annichilire Giobbe non lo schiaccia, ma lo libera, perché è una potenza a cui ti puoi abbandonare, non una potenza a cui devi render conto. E questo c'è nel testo che abbiamo letto, no? Il testo in cui Rossi Racover dice: io continuo a credere in te. Ma il finale di quel testo, bisogna meditarlo, perché il finale di quel testo è una ripresa testuale del libro di Giobbe. Come finisce il testo? Tu hai tentato di farmi cadere nel dubbio, ma io muoio come ho vissuto in una fede incrollabile in te. Perché? Laudato sia il Dio dei morti, il Dio della vendetta, il Dio della verità, il Dio della fede, che presto mostrerà nuovamente il suo volto al mondo e ne farà tremare le fondamenta con la sua voce onnipotente. Cioè, è la potenza di Dio che ha questa domanda sua:
ti credo in te. Ma perché credo? Perché sei potente. Però qual è la differenza tra la potenza degli uomini e la potenza di Dio? Tra la potenza umana e la potenza di Dio, e l'onnipotenza di Dio. La potenza degli uomini è scalare. Io sono più potente di te. Io sono più potente di te, ma c'è sempre uno più potente. E la potenza scalare tende a schiacciare, perché il più potente vuole avere ragione sul più piccolo. La potenza di Dio non è una potenza scalare. Cioè non è potente perché è l'onnipotente, ma è potente perché non lo puoi afferrare, perché è sfuggente, perché non è nella tua dimensione, non è nell'ordine della tua forza. Ed è questo il salto della fede. Non chiedere aiuto ad una forza nella forma umana della forza che protegge, ma nella forma paradossale della forza misteriosa di cui tu ignori. Ecco, questa è la dimensione dentro la fede. Allora l'esperienza di Dio diventa l'esperienza del mistero. E allora ci può essere una risposta dell'uomo nella forma del salto. Come qui, non ti voglio perdere. Leggevo un bellissimo testo, un distico di un poeta contemporaneo, un distico che in una parola, in una frase brevissima, sintetizza tutta la tematica di Giobbe. Il poeta è Caproni. Mio Dio, anche se non esisti, perché non mi assisti? Ecco, qui c'è questa dimensione. La risposta può essere il salto. Ma dicevo all'inizio, ci sono altri modi di sperimentare il dolore. E siamo... Non il tuo eterno. Il tuo eterno, che è anzi al tempo che crea. Ma c'è l'altro modo di sperimentare il dolore. Ed è l'altro con la lettera minuscola. Cioè la relazione agli altri. E ci sta proprio non portando... Non il tu eterno, ma il tu dell'altro che si fa carico del tuo dolore. E questa può essere un'esperienza laica, non alternativa a quella religiosa, ma forse anche complementare. Ed è il percorso che tentiamo di fare andando verso il nostro punto di conclusione, che non è conclusione perché è un libro che non conclude, ma attraverso il libro di Giobbe. Vedi, in questi silenzi in cui le cose s'abbandonano e sembrano vicine a tradire il loro ultimo segreto, talora ci si aspetta di scoprire uno sbaglio di natura, il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, il filo da disbrogliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità. Lo sguardo fruga d'intorno. La mente indaga, accorda, disunisce nel profumo che dilaga quando il giorno più languisce. Sono i silenzi in cui si vede in ogni ombra umana che si allontana qualche disturbata divinità. Ma l'illusione manca e ci riporta il tempo nelle città rumorose dove l'azzurro si mostra soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase. La pioggia stanca la terra di poi, s'affolta il tedio dell'inverno sulle case, la luce si fa avara, amara l'anima. Quando un giorno, da un malchiuso
portone, tra gli alberi di una corte, ci si mostrano i gialli dei limoni e il gelo del cuore si sfa e in petto ci scrosciano le loro canzoni, le trombe d'oro della solarità. Perché questo montale che, tentando di non vedere, di non credere, di non riconoscere, poi si accorge che c'è un anello che non tiene nella natura, c'è una spaccatura, c'è questo giallo dei limoni che rivela qualcosa che c'è oltre, un altro e un oltre. C'è una crepa in ogni cosa e da lì passa la luce, dice un altro grande poeta contemporaneo, era Leonard Cohen. Ma proprio perché i poeti sembrano a un certo punto intuire il nesso fra le cose, meglio di chiunque altro, è Mario Luzzi che vorrei regalarvi come passaggio. Mario Luzzi considera il libro di Giobbe un libro sconvolgente. Lo dice, lo considero sconvolgente perché succedono molte cose all'interno, non tutte chiare. Io l'ho interpretato, dice Luzzi, con un avviamento del cristianesimo alla cultura ebraica. Giobbe non vuole né cessa mai di credere e di essere devoto a Yahweh, nonostante le prove e le persecuzioni. Resiste a tutto questo perché vuole un Dio con cui si possa parlare. Non è più l'onnipotente, ma l'onnifraterno e l'onnintelligente. Ci sono delle interferenze nel testo, ma la linea è questa, la ricerca di colloquio con Dio e la richiesta che Dio non si pavoneggi della sua grandezza. Ti conoscevo per sentito dire, ora i miei occhi ti hanno veduto. Natoli, un rapporto, l'idea di un rapporto che era quello che iniziavamo ad accennare un passo fa. Certo. Avevo detto l'esperienza di Dio cambia perché dinanzi all'abissale si apre l'interrogativo. Noi siamo posti nell'oltre, l'uomo è posto nell'oltre. Per usare un'espressione di un testo biblico che sostanzialmente è sulle stesse corde, anche se con una soluzione diversa rispetto a Giobbe, che è quello di Coelet, l'uomo non può mai congiungere l'inizio con la fine. Noi non possiamo dire mai un'ultima parola sul mondo e quindi siamo nella ulteriorità. Sarebbe presunzione volere dire un'ultima parola sul mondo. Noi abbiamo sul mondo mai parole definitive, sempre parole parziali, e allora siamo nell'orizzonte dell'oltre e dell'aspettativa. Però può accadere che il salto non si fa. Mi rifaccio un passo del Vangelo di Giovanni in cui dice: nessuno viene a me se io non lo chiamo. Può accadere che nessuno sente la chiamata. Però qui voglio rifarmi a Wiesel e concludere in questo senso. Dove si vede Dio? Nel ragazzo che sta morendo. E che Dio non sia la pietà umana e non un qualcosa di altro e di oltre. Se il divino in noi non sia questo sentimento di pietà dinanzi al dolore proprio e degli altri, faccio una lettura laica di un testo biblico, evangelico, per dire dal mio punto di vista, come lo leggo io, che cosa si può intendere per resurrezione. Ed è Emmaus. Incontrano il risorto e non lo riconoscono. Giunti a casa è già sera. Testuale, entra con noi perché si fa sera. Per ogni uomo cala la sera. La notte cala per tutti. Entrano e lo riconobbero nel momento in cui spezzò il pane. E forse in quella condivisione, per un laico come me, c'è Dio
non ci sono altri modi per me di esperirlo. Julian. Dio non risponde a Giobbe con una spiegazione, ma con l'imponenza di una presenza. Ma questo era ancora qualcosa che dovrebbe evolvere fino a che questa presenza che Giobbe aveva visto nella natura, nella creazione, diventasse carne. Per questo Claudel ha identificato bene che cosa ha introdotto Dio come risposta al problema della sofferenza e del dolore. Solo Dio, davanti alla domanda perché a me, di un malato, perché devo soffrire, solo Dio, direttamente interpellato e chiamato in causa, era in grado di rispondere. E la questione era talmente enorme che solo il Verbo, con la maiuscola, poteva affrontarla, fornendo non una spiegazione, ma una presenza. Il Verbo, la spiegazione è diventata carne. È il Figlio di Dio, non è venuto per distruggere la sofferenza, ma per soffrire con noi, per accompagnarci, come abbiamo sentito, in questo percorso, per scoprire di più chi è Lui. E questo non ce l'ha rivelato soltanto inviando al suo Figlio, ma non risparmiando neanche al suo Figlio la sofferenza. E in Lui vediamo che cosa può diventare un rapporto, perché il rapporto è talmente potente che il male non riesce a vincere. Il male sempre fa male e quindi, come abbiamo visto nella storia moderna, introduce tante volte un sospetto. Appena uno non ti risponde secondo le tue aspettative, uno sente una distanza o sente una separazione. E tante volte subito, ma che cosa ho fatto Dio? Perché mi tratti così? Sorge di nuovo il sospetto. Ma noi abbiamo avuto davanti ai nostri occhi nella storia uno a chi non è stato risparmiato nulla della sofferenza umana, essendo innocente, ma dove il male non è riuscito a staccarlo dal rapporto che lo legava al suo padre. E anche nel dialogo che lui ha nell'orto degli olivi, il vero protagonista, il vero interlocutore, anche lì gli amici non le danno molto sollievo, si addormentano, il dialogo è con il padre. Tutti gli altri che hanno intervenuto, che dovranno intervenire nella storia della sofferenza, non sono decisivi, né Pilato, né Erode, né il Sinedrio, né il Sommo Sacerdote,
Per lui il dramma si svolge tra Gesù e il suo padre. Padre, rimane padre, anche se possibile passa di me questo calice, ma non si faccia la tua volontà, la mia volontà, ma la tua. E comincia tutto il percorso fino all'abbandono totale, perché nel momento ultimo della vita Gesù non può non sperimentare tutto il legame che lui ha con il Padre, fino appunto di nelle tue mani io metto il mio spirito. Tutti sappiamo che in quel momento il male è stato vinto come possibilità di rompere il sospetto, di rompere il legame. E da lì ci ha aperto una possibilità di vivere il dolore con una compagnia. Lui, che non è stato risparmiato di nulla, ha potuto vedere che quel legame, che quella vittoria dell'amore mi ha portato alla vita per sempre. E da allora uno come San Paolo, che neanche si sono risparmiate tutte le sofferenze che racconta nelle lettere, poteva dire: chi ci separerà dell'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. In tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli, né principati, né presente né avvenire, né potenza, né altezza, né profondità, né alcuna creatura potrà mai separarci dell'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Questo è quello che ci testimoniano tante persone nel presente, come Padre Colbe o Eddie Hilson o Mario, che rendono presente il mistero di Dio e ci dicono come è possibile affrontare il male con la speranza che tutto questo diventi occasione per un approfondimento del nostro rapporto con Dio, perché invece di vincere il sospetto, vince la familiarità. Prova, prova umana, che talora eccedi ed offendi l'umanità dell'uomo, dilaniato dal suo male, e per poco non la uccidi, e per questo appari iniqua, e non ti comprendiamo, gli umani. Se qualche paradiso di sapienza è in te, che accecati dal supplizio non vediamo, o vediamo come orrore, non guardarci, ti prego, con lo sguardo perduto e impenetrabile della tua necessità, ma parlaci. Parlaci ancora e sempre, come già dalla bocca dei tuoi santi e dal gemito della crocifissa incarnazione. Era la fine del nostro percorso. Noi abbiamo una serie di grazie da dire
a tutti voi innanzitutto, a Massimo, Paolo, Mirna e Yazan, che ieri sono stati i protagonisti del grande spettacolo. Alla straordinaria mostra su Giobbe che trovate al meeting e che dovete vedere assolutamente, frutto dell'enorme lavoro di Ignazio Carbajosa e dei suoi, quindi grazie a Nacho, grazie a Salvatore Natoli, grazie a Julian Carrón e grazie a Mario per essere qui con noi. Grazie a tutti voi.